Proseguiamo con, diciamo, la playlist sul diritto penale, dopo una certa pausa di qualche certo periodo di tempo. Adesso torniamo a parlare. Ciò che ho riguardato i video, più o meno possono andare tutti quelli sulla storia, insomma, del diritto, non sono argomenti che magari è necessario sapere perfettamente all'esame. Ci sono appunto quelli sugli esempi fatti, sulla sull'adduzio, sulla dictus, insomma, sulle situazioni della pena, diciamo, del diritto romano, magari. Però comunque li ho tenuti perché è interessante, anche se l'avevo appena, diciamo, appena iniziata la playlist, poi l'ho sospesa perché me l'ho dedicato ad altre materie. Però vabbè, li mantengo perché comunque dico anche cose interessanti, anche che non sono magari presenti sul manuale, e altre che comunque invece sono desunte comunque da lezioni anche. Esempio, ho assistito con il professor Gatta, e quindi, ad esempio, quelle sulla pena di morte, che diciamo, sul manuale, nella quarta edizione, perché adesso poi c'è la nuova edizione, poi dovrò comprare anche quella, però nella quarta edizione non, diciamo, non sono così. No, sì, forse c'è poi dopo un paragrafo, cioè, boh, adesso stavo ripassando, diciamo, la prima parte, e mi sembra appunto che non fosse inserita nella prima parte. Comunque, diciamo che ero arrivato proprio alle teorie della pena, e la parte che è necessario sapere, insomma, per l'esame è proprio quella sulla teoria della pena. E quindi continuo, diciamo, da questo punto, poi mantenendo, diciamo, gli altri video, perché poi risentendoli ho visto che comunque due o tre cose in più anche interessanti, anche appunto sul diritto romano, sulle pene all'epoca del diritto romano, sulla storia delle pene in generale, anche, e poi tra l'altro anche alcune lezioni, appunto, ricollegandosi sempre al tema della pena di morte, l'avevo anche, diciamo, elaborata sulla base di una lezione che c'era stata su Beccaria per la storia delle codificazioni moderne. Quindi diciamo che insomma è interessante anche sapere appunto quali erano le caratteristiche della pena, diciamo, per Beccaria in relazione appunto alla pena di morte, perché poi abbiamo appunto questo passaggio, questo poi introduce anche questo argomento, che abbiamo questo passaggio da il diritto penale classico, no? Improntato a principi illuministici, periodo liberale, appunto a un periodo invece successivo, dove poi c'è stata anche l'emanazione del codice Rocco, e quindi ai primi del Novecento, ma prima si passa anche dalle teorie comunque della scuola di diritto positivo penale. E quindi poi si arriva al codice Rocco, quindi c'è, diciamo, il codice Zanardelli del 1800, del 1800, cioè in realtà è del 1889 l'emanazione, però poi dopo è entrato in vigore nel 1890. E quindi vediamo prima appunto il passaggio dall'economia, sì, dal diritto penale classico a quello della scuola di diritto positivo penale. Poi vediamo quali sono le differenze tra il codice Zanardelli del 1889, emanato, entrato però in vigore nel 1890, e il codice Rocco invece nel 1930, 1931. E quindi, periodo appunto, passaggio, insomma, sia più o meno verso la metà dell'Ottocento, passaggio da quello che era appunto il diritto penale classico. Ovviamente il diritto penale classico era informato a criteri, diciamo, sento un po' il portato appunto del passaggio anche dal sistema dottrinale a quello legale, e quindi con il codice anche penale napoleonico, no? Ma poi comunque con un metodo di interpretazione improntato comunque su un piano, diciamo, giusrazionalistico e legalista. Quindi si passa, diciamo, da considerare il reato, i crimini, da un punto di vista esclusivamente legalista, e quindi giusrazionalista, appunto la scuola di diritto positivo naturale, e sì, naturale, scusate, la scuola di diritto positivo penale, che invece si concentra di più sull'aspetto curativo della pena. E questo, tra l'altro, appunto, introduce anche tutti i discorsi che faremo poi proprio sulla teoria delle pene, perché appunto vedremo come l'aspetto, diciamo, curativo viene associato maggiormente che a una teoria, ad esempio, speciale preventiva, piuttosto che a una teoria retributiva, cioè una teoria, insomma, che in qualche modo è finalizzata, insomma, anche
la risocializzazione, insomma, del reo, del condannato. Però, prima di fare, diciamo, questo passo, è un passo avanti, c'è un passo avanti, insomma, la teoria delle pene, appunto, insomma, anche quella retributiva, una tipologia di teoria che vede, appunto, che si concentra, appunto, su quelle che sono le finalità, insomma, della pena, ma soprattutto anche la giustificazione, no, del ricorso da parte dello Stato alla pena. Quindi questo però lo vediamo dopo, nel video successivo. Adesso invece per tornare, diciamo, al passaggio tra diciamo, l'aspetto del diritto penale classico, abbiamo visto, si concentra appunto su aspetti legalistici e quindi astratti, no? Della configurazione della fattispecie sul piano legale. E tra l'altro appunto nel periodo liberale si afferma appunto in relazione a quelli che sono i principi appunto, dicendo appunto 30 volte, in relazione a quelli che sono i principi illuministici, per la prima volta proprio principi garantistici, quale il principio di legalità, il principio di irretroattività della legge penale e il principio anche di colpevolezza, e quindi legato adesso anche all'eventuale presunzione di innocenza. Quindi sono tutti i principi che si affermano appunto successivamente al periodo appunto della rivoluzione francese e dell'illuminismo. Però quando c'è il passaggio, diciamo, verso la fine della metà dell'Ottocento, la scuola del diritto positivo penale invece assistiamo a considerazione, no, del crimine, quindi allo studio, insomma, del crimine come fatto sociale, e quindi si inizia a considerare appunto il crimine dal punto di vista concreto. E addirittura, dunque, sì, il professore, ad esempio, a lezione, quest'anno, per l'annualità 2017-2018, si è concentrato, ad esempio, su, cioè, ha richiamato l'aspetto appunto curativo della pena. Adesso, fuori da quelli che sono i contenuti del manuale e anche delle lezioni, si può aggiungere anche, però, appunto, il professore ha citato come principale esponente della scuola di diritto positivo penale Cesare Lombroso. E quindi le teorie di Cesare Lombroso, invece, adesso al di fuori di quello che può essere quello che è stato detto a lezione o quello che è scritto sul manuale, sono anche quelle teorie, ad esempio, sul criminale, sul reo nato o reo cosiddetto atavico. E quindi questo ci fa capire, no? Il reo nato e il reo atavico, no? Ci fa capire come, appunto, studiare il crimine da un punto di vista sociologico come fatto concreto, in qualche modo potesse richiamare anche aspetti, diciamo, più scientifici, cioè meno giuridici, magari più scientifici o di altre branche comunque scientifiche, quali possono essere l'antropologia, tanto più che appunto il reo, diciamo, atavico, o il reo nato, appunto, è quello che si considerava tale in base a quelle che potevano essere anche delle sue caratteristiche fisionomiche. Quindi magari si andava, non so, a misurare il cranio, e poi sul piano statistico si andava a vedere che quelli che commettevano i crimini, non so, c'era tutta una serie di formulazioni, di teorie, su magari la relazione, quelle che adesso potremmo definire delle mere correlazioni, o comunque delle correlazioni su un piano, diciamo, statistico di rilievo, diciamo, empirico, all'epoca magari venivano comunque proposte come, diciamo, in un rapporto di causalità diretta, allo scopo di mostrare che appunto chi commetteva reati magari aveva, non so, la fronte sporgente, o gli si misurava il cranio, no, col compassino, l'antropologo veniva e diceva: ah, ecco, questo è un individuo soggetto appunto a compiere reati, oppure ha commesso reati perché appunto il suo cranio somiglia a quello delle scimmie, piuttosto che, insomma, c'era un approccio comunque di studio, anche antropologico, anche sociologico, su quelle che potevano essere le ragioni che potevano indurre a commettere un reato. E questo rientrava appunto in quel periodo, siamo però alla metà comunque dell'Ottocento, nell'ottica appunto di considerare il crimine anche come fatto concreto sociologico, no? Come un fatto sociale, cioè un fatto concreto sociale da potersi studiare anche, diciamo, rispetto a quelli che possono essere gli strumenti appunto di altre discipline, non necessariamente giuridiche, ma comunque scientifiche, quella sociologia, quella antropologia, via dicendo. E poi, vabbè, questo comunque non è che sia importante o necessario saperlo per l'esame, però può essere interessante capire appunto, fare un esempio per capire, insomma,
qual è il passaggio, no? Prima un'interpretazione comunque dei fatti criminosi esclusivamente legali, che si muovono appunto sulla strettezza, no, della previsione del dato normativo e la sua interpretazione, e quindi metodo comunque giusrazionalistico. E poi invece considerare invece crimine per cercare di comprenderne anche le motivazioni, le ragioni, l'origine, e anche attraverso, diciamo, con l'ausilio di altri strumenti scientifici. E poi si arriva però, invece, per quanto ci riguarda, quello che ci interessa sul piano giurisprudenziale e giuridico, appunto, a un periodo dove in Italia, adesso prendiamo in considerazione esclusivamente l'ordinamento giuridico italiano, c'è l'emanazione appunto del codice Zanardelli, e questo noi vediamo appunto la differenza tra il codice Zanardelli del 1900, 1890, entrato in vigore nel 1890, e il codice Rocco del 31, perché comunque appunto il primo riporta ancora quella che è l'influenza appunto del periodo classico liberale e dei principi informati appunto, che in qualche modo porta con sé l'affermazione di principi garantistici, no, di ascendenza illuministica. E rispetto appunto al codice Rocco, che invece si afferma nell'ambito di uno Stato totalitario, perché già nel 1926 si era affermato il partito fascista e Mussolini, e quindi diciamo che appunto il codice Rocco risente invece fortemente di questo clima totalitario dello Stato, e quindi anche i contenuti sono diversi rispetto appunto a quelli del codice Zanardelli. Quindi nel codice Zanardelli vediamo le differenze, così chiudiamo, diciamo, anche questo video. Nel codice Zanardelli abbiamo diciamo, una conferma appunto dei principi di garanzia di ascendenza illuministica, che sono appunto il principio di legalità, il principio di irretroattività della legge penale, il principio di colpevolezza, direttamente legato, poi diremo oggi, in virtù di quello che è l'articolo 27, comma secondo, al principio di presunzione di innocenza, per cui oggi la Costituzione cosa dice? Non si può essere condannati o considerati colpevoli se non appunto in forza di una sentenza di condanna definitiva. È il principio di presunzione di innocenza, però si è collegato, insomma, alla responsabilità personale e penale, che oggi appunto afferma l'articolo 27, comma primo, della Costituzione. Però, diciamo, questo principio di colpevolezza, per cui la responsabilità penale è personale, non si può essere, diciamo, messi condannati per reati, insomma, che sono commessi da altri, ovviamente, o per, diciamo, fornire un esempio, comunque un principio che si afferma garantista, che si afferma appunto già appunto in epoca liberale, e con il codice Zanardelli questo sicuramente avviene. E la conseguenza poi è anche tutta una serie di configurazioni del diritto penale, in particolare nei rapporti tra Stato e cittadino. E quindi vediamo che innanzitutto c'è, cosa importantissima, nel codice Zanardelli, l'abolizione della pena di morte. Quindi in realtà appunto si vede una diminuzione sensibile comunque di tutto quello che è la rigidità, insomma, del tariffario sanzionatorio, e quindi un abbassamento di tutti i livelli edittali di pena. E però appunto fino ad arrivare all'abolizione della pena di morte, cosa che negli stati preunitari, in realtà appunto quando negli stati preunitari per lo più era sempre stata, diciamo, stabilita appunto la pena di morte nel diritto penale per svariati reati, a volte anche magari non eccessivamente gravi, però con l'unica eccezione, e questo bisogna diciamo, notarlo, di Leopoldo nel Granducato di Toscana, che già aveva abolito la pena di morte. Quindi è il primo caso proprio di abolizione della pena di morte, in realtà è quello del Granducato di Toscana, con riguardo agli stati preunitari. Però poi nell'Italia, diciamo, invece unita, con l'emanazione del codice Zanardelli troviamo appunto l'abolizione della pena di morte, quindi un aspetto importante che già appunto che si accompagna comunque a questo processo comunque di abbassamento di tutti i livelli edittali di pena, e all'affermazione appunto di questi principi garantistici. E poi la previsione, e questo sempre evidenziando appunto i rapporti, un diverso, diciamo, un approccio comunque sempre garantista molto nei rapporti tra Stato e cittadino. In pratica la previsione dei diritti contro la libertà politica, quindi massima espressione di libertà di pensiero, massima espressione e possibilità di esprimere la propria libertà politica, e reati invece nel caso in cui questo non avvenga, o per chi cerca di evitare questo.
al punto che si era configurata anche l'eccezione per le reazioni contro gli atti arbitrari comunque dei pubblici ufficiali, cosa che appunto in passato magari sarebbe risultato sembrato inconcepibile. Quindi, perché lo Stato è lo Stato, quindi il gendarme, insomma, qualunque cosa faccia, il cittadino doveva in qualche modo tollerarlo. Invece, nel codice Zanardelli si propone anche questa eccezione, per cui era sempre chiaramente vietato opporsi o reagire comunque agli atti della pubblica amministrazione o comunque di un pubblico ufficiale, però era prevista questa eccezione, cioè l'eccezione nel caso di reazione, però per atti comunque del pubblico ufficiale che fossero sentiti come arbitrari, sentiti o comunque potessero essere considerati come tali. E quindi, insomma, prevedere una tale eccezione significa nel rapporto tra Stato e cittadino riconoscere la massima libertà al cittadino e comunque il fatto anche che lo Stato, insomma, potesse nella sua attività sbagliare o eccedere un limite che invece appunto non andava, diciamo, oltrepassato. Questo invece, e qui chiudiamo il codice Zanardelli e iniziamo con le caratteristiche del codice Rocco, non avviene invece nei contenuti del codice Rocco, dove si sente innanzitutto un irrigidimento appunto di tutto il tariffario sanzionatorio. Quindi sanzioni più pesanti, innalzamento appunto delle pene con riguardo appunto ai livelli edittali, e poi appunto è un codice, quello del 1931, che invece si afferma nell'ambito di uno Stato totalitario e quindi abbiamo l'abolizione chiaramente dell'eccezione, diciamo tutta l'abolizione delle fattispecie di reati contro la libertà politica, quindi diciamo che lo Stato poteva reprimere al massimo grado la libertà politica senza, diciamo, andare incontro a delle fattispecie, senza realizzare fattispecie che in qualche modo potessero vantare delle eccezioni nel caso di reazione dei consociati, no? Che invece volevano esprimere liberamente il proprio pensiero. E quindi abbiamo appunto l'abolizione dell'eccezione di cui abbiamo parlato prima e la configurazione e l'abolizione di tutte le fattispecie dei reati contro la libertà politica. Poi, quindi, contesto totalitario, dal punto di vista della pena di morte, reintroduzione della pena di morte, che avevamo detto appunto che nel codice Zanardelli era stata abolita, e poi, fatemi vedere un attimo la scaletta, che c'era una cosa che volevo dire, sì, irrigidimento, estensione e applicazione. E la responsabilità, ecco questo che volevo dire prima di parlare comunque degli atti preparatori, diciamo, l'estensione, no, questo si era visto per diciamo, poi l'irrigidimento dei livelli editali di pena lo si vede anche con la previsione di addirittura di casi di responsabilità oggettiva, ad esempio per le persone incapaci di intendere di volere. Quindi questo, diciamo, rimane sempre per le persone incapaci di intendere di volere sotto il profilo invece non della configurazione fattispecie astratte di reato, ma delle pene, diciamo, non accessorie, diciamo, vabbè, ve lo dico dopo perché adesso, sì, insomma, era stata prevista nel caso di pericolosità sociale, comunque, che il giudice poteva considerare in alcuni soggetti anche. Diciamo, la pena detentiva è limitata. Questo riguarda le misure di sicurezza. Scusate, potevamo venire. Le misure di sicurezza, questo chiaramente non si applicava alle persone invece incapaci di intendere di volere, però erano stati previsti casi di responsabilità oggettiva anche nel caso di commissione di reati da parte di persone incapaci di intendere di volere. E questo tanto per dare l'idea, insomma, dell'irrigidimento comunque del tariffario sanzionatorio, sotto profilo delle pene associate appunto ai reati. Poi l'introduzione della pena di morte abbiamo detto, e poi altra cosa che sempre si ricollega invece ai reati, appunto al rapporto insomma tra Stato e cittadino più tipico di uno Stato totalitario, l'estensione ad esempio, che questo poi deriva da un episodio di cui abbiamo parlato anche nel caso appunto nel video sulla pena di morte, l'estensione dell'applicazione, no? Nella fattispecie comunque del tentativo, no? Quindi quando c'è un tentativo di commettere un reato, l'estensione è anche la fattispecie degli atti preparatori. Quindi prima non venivano puniti,
Adesso anche solo l'atto preparatorio di un reato era già, diciamo, realizzava già una fattispecie penale sanzionabile. E questo, per chiudere l'argomento, è, diciamo, è un po' la conseguenza appunto di quell'episodio di Tito Zanniboni, che penso di aver già, diciamo, se non sbaglio, non ho già parlato. E cioè, appunto, Tito Zanniboni aveva, quando c'era stata la protesta, se non sbaglio, ma come un altro episodio, comunque aveva messo sistemato un fucile sul balcone, no? Per uccidere, non so se Mussolini o chi, perché poi c'era anche stato quell'altro importante attentato invece, diciamo, in occasione comunque dell'introduzione della tassa sul grano, per esempio. Però, tornando a Tito Zanniboni, appunto aveva messo sistemato un fucile, però appunto poi non è che avesse sparato questo fucile. Quindi prima, in precedenza, questo era avvenuto se non sbaglio nel 1926, diciamo, non era punibile, ovviamente. Successivamente, invece, appunto viene reintrodotto, viene estesa appunto la fattispecie dell'applicazione del tentativo, diciamo, della sanzione in caso di tentativo, anche alla situazione degli atti preparatori. Quindi già solo sistemare il fucile, diciamo, per un attentato era punibile, quindi questo evidenziava appunto un ampliamento delle fattispecie, diciamo, dei reati penali contro la personalità dello Stato. Quindi ampliamento della fattispecie appunto penali sanzionabili dei reati contro la personalità dello Stato e per concludere diciamo che abbiamo, vediamo un attimo, no, basta. No, ecco, l'ultima cosa che mi ho dimenticato di dire è che comunque si confermano anche nel codice Rocco comunque tutti, scusate, ho dato un'occhiata, sto guardando se dimenticavo qualcosa sulla scaletta prima di chiudere, comunque appunto la conferma di tutti i principi di garanzia, ecco sì, con questo chiudiamo. Diciamo che anche il codice Rocco conferma sul piano dei principi di garanzia, principio di legalità e principio di retroattività della legge penale, però appunto ci sono importanti deroghe appunto sul piano del principio di colpevolezza e questo appunto lo vediamo con l'irrigidimento tutto il tariffario sanzionatorio rispetto ai casi che abbiamo visto, che abbiamo appena elencato. E quindi ricordiamoci, responsabilità oggettiva per alcune fattispecie commesse comunque da persone incapaci di intendere di volere, sul piano invece della misura di sicurezza. La detenzione limitata per i soggetti pericolosi, diciamo che il giudice a di sua discrezione poteva considerare socialmente pericolosi, e poi l'introduzione chiaramente della pena di morte e l'estensione appunto dell'applicazione relativa alla fattispecie del tentativo anche agli atti preparatori. Cioè, questi sono gli elementi un po' caratterizzanti, poi ovviamente nei contenuti, diciamo, ce ne sono chissà quanti altri che potremmo, diciamo, indicare come differenza tra il codice Zanardelli e il codice Rocco, tanto più che anche in altre lezioni, come mi è capitato di assistere, anche con riguardo alle codificazioni moderne, si parlava ad esempio delle differenze tra codice Rocco e codice Zanardelli in relazione all'autorizzazione cosiddetta maritale, no? Che in un caso era consentita, nell'altro poi dopo è stata abolita. Però, diciamo, questi sono altri aspetti. Diciamo che sul piano del diritto penale, insomma, basta richiamare questi esempi. Conviene se non altro tenerli presenti, poi anche se no magari memorizzarli proprio per l'esame, non credo che li chieda. Però tanto per avere una scorsa generica, insomma, delle differenze tra il codice Zanardelli e il codice Rocco, nell'ambito appunto di quello che è il passaggio tra il periodo appunto del diritto penale classico a quello moderno, passando però alla metà dell'Ottocento per la scuola del diritto positivo liberale che invece considera, sì, penale che invece considera con teorie come quella di Lombroso, appunto il crimine come un fatto sociale, quindi con uno studio anche magari attingendo, diciamo, ad ambiti disciplinari comunque diversi da quello estremamente legalista o comunque giusnazionalista.